Di giugno ci vede un po' a ripetere sempre le stesse cose, quindi noi non lo faremo. Per quanto riguarda la condizione del Covid, abbiamo 12 persone ricoverate in medicina a Ribera e 4 persone in terapia intensiva, quindi la terapia intensiva è cresciuta rispetto a settimana scorsa, ma sono cresciuti anche i posti di medicina, quindi abbiamo 7 persone totali in più rispetto a settimana scorsa. Questa dimostrazione che, come abbiamo sempre detto, la pandemia continua a stare fra noi, ma non lo ripeto più perché poi so che non mi sopportate e divento noioso. Vi dico però che abbiamo raggiunto il minimo storico per quanto riguarda i vaccini, che siamo arrivati poco più di 300 in una settimana, quindi pazienza, bisogna rendersi conto che la gente in questo momento sta pensando solo alle vacanze. Non penso che sarebbe brutto pensare alle vacanze e pensare a tutelare la propria salute proprio nel momento in cui si sta, per forza di cose, ovviamente un po' più assieme con gli altri, quindi magari prevenire eventuali contagi non sarebbe male, o eventuali complicazioni di contagi non sarebbe male. Noi lo ripeteremo sempre, seppur in maniera soft, abbastanza veloce, però questi sono i dati e vedete anche sulle terze e quarte dosi. Vi ricordo sempre che la vaccinazione completa ci protegge da quelle complicazioni, ma voi ormai lo sapete molto meglio di me. Però passiamo anche ad altro, perché è importante capire che adesso ci stiamo anche occupando di cose, come avete visto nelle settimane scorse, l'azienda inizia a pensare anche un po' a come organizzarsi, a dare servizi nuovi, a occuparsi di prevenzione. Però questa settimana vi dico semplicemente una cosa, perché ho visto che ci sono stati parecchie sollecitazioni, qualcuno le definisce attacchi, però non penso che stiamo facendo guerra né l'uno né noi agli altri, né noi agli altri né gli altri a noi. Sono state sollecitazioni da parte di chi ci fa notare che abbiamo parecchi ospedali con personale in meno. Vorrei dirvi che questa cosa non solo la sappiamo, ovviamente non ci vuole molto a saperla, ma già 2 mesi fa abbiamo fatto delle delibere proprio per mettere a concorso tutti questi posti. Voi sapete che alcuni primari sono stati già banditi e i concorsi, e alcuni sono stati già arruolati. Sono già iniziati i concorsi di dirigenti medici, per esempio abbiamo avuto questo lunedì 12, il concorso per 12 cardiologi, e penso che sia andato abbastanza bene. Già il fatto che ci sono i medici per me è una cosa positiva, poi chiunque si siano, quelli ovviamente il lavoro della commissione, ci auguriamo sempre che vengano i migliori, ma questo ce lo auguriamo tutti, lo sappiamo bene. Quello che mi auguro io è che ci siano i medici da venire. Però a scanso di equivoci, anche per far capire alle persone che dice manca l'ortopedia, l'urologia di Sciacca, di Agrigento, Allicata, abbiamo visto la commissione, la stessa commissione ha fatto un sopralluogo un bel po' di mesi fa, sia Allicata che a Canicattì. Allora, la questione dei medici ovviamente non solo nella nostra ASP, è una questione purtroppo abbastanza drammatica, in alcuni posti è abbastanza drammatica. Per quanto riguarda alcune specialità, voi avete visto che l'ASP ragiona in maniera unitaria: da Sciacca vanno a Licato, ad Agrigento, ad Agrigento vanno a Licato, a Sciacca, cioè bisogna ragionare come azienda sanitaria. Però noi, vi dicevo, già il 20 aprile abbiamo fatto una delibera per la copertura di dirigenti medici di varie specialità: dermatologia, apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitazione, medicina interna, ematologia, geriatria, chirurgia e accettazione d'urgenza, pediatria, reumatologia, psichiatria, chirurgia plastica, oftalmologia, ortopedia, otorino, anatomia patologica, anestesia e rianimazione, neuroradiologia, e potrei continuare, ma anche per quanto riguarda alcune specialità non mediche, perché abbiamo pensato pure di fare il concorso per gli psicologi, per disciplina di fisica sanitaria, per il chimico, per la medicina trasfusionale, per la patologia clinica, per la farmacia, per i veterinari.
Quindi noi adesso accelereremo, faremo tutto quello che possiamo, però almeno facciamolo sapere alle persone, che non capisco anche le sollecitazioni, però non siamo con le mani nelle mani e soprattutto sappiamo, ma lo sa anche chi ci sollecita, che in questo momento il problema di reperimento medici è un problema nazionale. Noi ovviamente questa volta stiamo parlando di concorsi a tempo indeterminato per tutte queste branche e quindi sicuramente potremo avere un appeal più importante nei confronti dei colleghi che vorranno venire a lavorare. Nel frattempo tanti si stanno ritirando da esperienze lavorative fatte all'estero, scusatemi, fuori regione, per cui abbiamo condiviso e continueremo a condividere quelle graduatorie di persone che lavorano da noi ma hanno vinto fuori per non farla andare, nel frattempo la mobilità e tutte quelle altre cose che vanno fatte per far rientrare, come dicevo, le persone che sono fuori. Noi ce la stiamo mettendo tutto, ovviamente non possiamo trincerarci dietro il fatto che non ci sono medici, lo diciamo solo perché dobbiamo essere coscienti che lo sappiamo tutti, compreso noi, che non ci sono medici. Allora chiediamo ai nostri medici, ai nostri sanitari di ragionare in un'ottica di azienda e quindi fare in modo che l'azienda è unica e quindi sopperire ove ci sono carenze alle carenze di altri ospedali, però li rassicuriamo sul fatto che non stiamo solo facendo in modo che lavorino loro e noi non facciamo nulla. Man mano che si completeranno le commissioni, provvederemo a concludere questi e ad assumere tutte queste persone che ci sono. Con questo vi lascio, vi do appuntamento la settimana prossima.